arriva da venerdì 8 a domenica 10 al Teatro Menotti di Milano, Beatitudo, il nuovo spettacolo della Compagnia della Fortezza del carcere di Volterra, ispirato alle opere di Borges. Sotto la guida del regista Armando Punzo, gli attori detenuti hanno scelto essi stessi i brani e i personaggi dello scrittore argentino sui quali lavorare, traducendoli in immagini visionarie. Certo, nel passaggio dal cortile del carcere al palcoscenico di un teatro, lo spettacolo perde qualcosa del suo effetto dirompente, ma acquista in compenso altre sottili suggestioni. Anziché attenuarsi col tempo, il ruolo centrale di Giovanni Testori nella cultura italiana del secondo dopoguerra si va sempre più evidenziando a 25 anni dalla sua morte. Il Teatro Franco Parenti di Milano, l'organismo al quale Testori ha legato una fase decisiva della sua produzione drammaturgica, ripropone da martedì 12 La Monaca di Monza, una convulsa rivisitazione della vicenda manzoniana del 67, in cui Marianna Dell'Eiva, ormai morta, si confronta coi fantasmi di tutti i personaggi che hanno contribuito a precipitarla nel suo abisso, rivendicando le proprie colpe come una sfida da lanciare a un Dio lontano. La messa in scena è firmata da un regista da sempre attento al mondo testoriano come Walter Malosti, mentre la protagonista è Federica Fracassi, già temprata dall'esperienza coi Tre Lai. Dopo L'uomo, la bestia, la virtù e Sei personaggi in cerca d'autore, Carlo Cecchi affronta alla sua maniera derisoria un altro classico pirandelliano, Enrico IV, riscrivendolo drasticamente. Nell'interpretazione di Cecchi, il personaggio costretto a indossare per sempre i panni fittizi dell'imperatore Enrico IV diventa una metafora quasi autobiografica dell'attore intrappolato nella rassicurante gabbia del palcoscenico, unico rifugio dal nulla della vita reale. Lo spettacolo è in programma da martedì 12 al Teatro Argentina di Roma. Altre notizie e indicazioni le trovate naturalmente nei consigli scritti. Buon teatro a voi tutti.